Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare un bigliettino di auguri utilizzando una di queste cartelle per la gonfiatura della carta. La mia è piena di farfalle. Però cosa faccio? Voglio colorare già la cartella di gonfiatura in modo da far venire in rilievo sul mio foglio le farfalle già colorate. Vi faccio vedere come. Innanzitutto taglio la carta che poi andrò con la B-Shot a goffrare. Lo faccio prima perché una volta passati i timbri sulla cartella, la carta devo posizionarla subito bene in modo da non avere sbavature. Così. Ora andiamo a colorare la cartella. In questo modo. Allora, innanzitutto qua abbiamo chiaramente una femmina e un maschio, perché una volta che noi schiacciamo la carta verrà impressa, verrà imbottita la carta e verrà impresso il disegno. Allora, io vado a passare i miei timbri nella parte dove le farfalle sono in rilievo. Utilizzo questi quattro timbri cercando, diciamo, di dare delle sfumature, che non devono essere precise chiaramente, però in modo da dare un po' di movimento e di colore alle farfalle. Quindi andiamo a fare un lavoro di questo genere. Chiaramente ci sono colori che sono un po' più forti di altri, però noi li mischiamo e vediamo un po' quale sarà poi il risultato. Mettiamo un po' di rosso, così. Poi cerchiamo di fare un po' le farfalle regolari, soprattutto non dimentichiamo dei pezzettini perché altrimenti poi il lavoro non viene fatto bene. Mettiamo ancora un po' di grigio, così. Adesso passiamo la cartella nella B-Shot e imprimiamo goffratura e colori sulla carta. Allora, andiamo a mettere la base con il supporto necessario per la goffratura sulla B-Shot e andiamo a passare la nostra cartelli. Passiamo un paio di volte. Apriamo la nostra cartella e questo è il risultato. Vedete che è rimasto impresso il colore sul nostro foglio, colore e farfalle. Andiamo a rifilare il nostro cartoncino giusto dove finisce il disegno, così. Andiamo a misurare e andiamo a tagliare un cartoncino leggermente più grande per creare il nostro bigliettino. Prima di fare questo, passiamo il solito timbro intorno, così. E diciamo che la base del nostro bigliettino è completa. Prima
Prima di procedere con la realizzazione del bigliettino vero e proprio su cui incollare il nostro cartoncino, voglio fare ancora una cosa. Voglio realizzare delle farfalle da incollare su questo supporto con gli stessi colori che ho utilizzato per fare la goffratura, utilizzando però un'altra tecnica. Vi faccio vedere quale. Allora, utilizzo un pezzo della carta che avevo utilizzato per fare il bigliettino e adesso procediamo in questo modo. Coloriamo questa carta utilizzando gli stessi timbri della Distress che ho utilizzato per la goffratura, facendo così. Allora, mettiamo un po' di colore. Spruzziamo con dell'acqua, così, e adesso andiamo a sporcare il nostro cartoncino in maniera un po' irregolare, così. In questo modo. Ora, nel frattempo che prepariamo la base del bigliettino, lasciamo asciugare il nostro cartoncino ed eventualmente faremo una seconda passata di colore, se, a seconda di come rimane. Se ci sembra troppo chiaro, possiamo rifare questa operazione. Andiamo a tagliare il bigliettino sul quale attaccheremo il cartoncino con le farfalle. Io tengo 1 cm in totale in più rispetto a questa dimensione, in modo da lasciare un pochino di bordo. Quindi, dal momento che questa è venuta un 10x14, il mio bigliettino diventerà un 11x15 cm. Questo è il mio bigliettino, vedete, questo è il cartoncino che andremo ad incollare sopra. Anche sul bigliettino passiamo il Distress, così. E ora andiamo ad attaccare. Ora, il cartoncino che avevo colorato con i timbri Distress è questo. Cosa faccio? Vado a fustellare delle farfalle, così, in questo modo. Queste sono le mie farfalle che hanno le stesse sfumature della carta goffrata. Andiamo come al solito a passare il timbro perché i bordi scuri comunque danno profondità, perché si vede la differenza. Quindi passiamo tutti i bordi. E andiamo ad attaccare le nostre farfalline sul biglietto. Mettiamo la colla solo sul centro, in modo che poi si possano sollevare le ali delle farfalle, così.
così. Adesso non ci resta che attaccare, fare attaccare, vedete le ali sono più belle staccate perché così l'effetto è questo, non ci resta che fare la targhetta con la scritta di auguri. Per fare questo prendiamo il nostro strumento per timbrare che avete già visto negli altri miei video. Scelgo la scritta con simpatia. Prendo il cartoncino arancione come la base che ho utilizzato per fare il bigliettino da visita e vado a timbrare la mia scritta. Una volta timbrato, andiamo a ritagliare . A me piace sempre rovinare un po' la carta con la forbice, così i bordi, perché l'effetto poi col timbro rimane ancora più bello. Passiamo il timbro, vedete così. E andiamo ad incollare sul nostro bigliettino. Il nostro bigliettino è terminato. In questo modo abbiamo visto due tecniche, cioè come colorare la carta con i timbri e poi ritagliare delle semplici farfalle e come utilizzare i timbri sulla cartella dell'embossing per creare un'imbuttitura già colorata che fa un altro effetto rispetto alla classica carta bianca. Se avete dei chiarimenti o delle domande da fare sarò felice di rispondervi, scrivetemi. E se il video vi è piaciuto non mi resta che chiedervi di iscrivervi al mio canale YouTube Candida Lo Russo per non perdere i miei prossimi lavori. Detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!